Buongiorno ragazzi, benvenuti in Gare Malate numero 293. Oggi iniziamo subito in pole position con la Italy GTB, con la targa personalizzata. Una gara gialla, abbastanza il giallo così, avanti così. Alla faccia, non ho preso un buon turbo. Osiris contro Italy, Osiris. E la Italy GTB al predominio. Perché non curva? Mannaggia. Allora, la la proaggine di Beastard, che subito preme R1 per inclinare l'auto nella giusta direction. E andiamo subito da questa. Corriamo, c'è solo un giro. Faccio. Ok, dove cavolo porta sta roba? Oh! Maledetto! Avanti così. Io me le prendo sempre con calma quelle cose lì, perché chi va sano va piano e lontano. E quindi andiamo avanti così, raga. Vi è piaciuto il detto delle gare malate? Vediamo chi si ricorda il numero preciso. Allora, gli altri sono volati? Ok, cioè si stanno prendendo la scia a vicenda quei due, perché raga non li riesco più a prendere. Oh, eccoli là. Oh, bello sto passaggio. E bello anche questo qui, dove la gente deve attaccarsi sui freni in ceramica, in carbonio, che ceramica. Boom! Porca vacca. Non dicevo a me contro la pala, dicevo a quello lì che era esploso. Ah, mannaggia. Questo gioco ogni volta mi prende troppo sul serio. Ok, che mi vuoi andare secondo gioco, primo. Però non sono primo. Per mia sfortuna non sono primo. Quello lì non ha nemmeno il controllo sulla sua auto, che si ribalta così. E quindi noi andiamo, cavolo, sul gradino del podio. E poi avanti, avanti, avanti. Mannaggia, siamo quarti, raga. Quanto cavolo manca? Ci sono ancora un paio di checkpoint. Avanti, T20 contro Osiris. Però è entrata meglio la T20 là. Vai, 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 vai. Accelera. Sto cercando di tagliare le curve, di fare delle provate incredibili. Avanti così. Dai, scendi giù. Prendili la scia. Avanti. No, non prende la scia la mia Italy. Avanti. Avanti. Girati. E Beastard secondo. E Beastard secondo. Occhio. Accelera piano qua. Ok, il primo è là, è già là in curva. Niente da fare, però un piccolo recupero, dai, c'è stato per agguantare questa seconda posizione qui, incredibile. Sono partito dalla pole position. Sarebbe stato bello continuare così, però ragazzi, non si può avere tutto dalla vita. Però ancora la gara non è finita. Centralo, centralo. Con anche un 360. Tutto calcolato, tutto calcolato al millesimo. Porca vacca. Mi piace sta gara. Mezza troll alla fine, là, traguardo. Niente da fare, raga, peccato. Però devo dire che è stata veramente una gara bella, emozionante, mi sono divertito. Ed eccoci qua nella seconda gara. Là vedo già un bel pallone da calcio. Siamo tutti belli schierati in uno schieramento veramente gigantesco. Guardate che roba. Quindi là sarà una carneficina. Ma Beastard prende il turbo alla perfezione. Devo toccare qua invece. Perfetto, ritorniamo da questa per guardare quello di fronte, dove cavolo andava. Mi sono spalmato, raga. Buona. Buonissimo. Buonissimo. E io prendo ugualmente il checkpoint. Maledetti, 1-1, doppiamente primo. Levati questo schifo. Andiamo avanti. Siamo settimi.
Oh, sbatto qua, sbatto là e sbatto de su. Guardate che acrobazie folli, tutte calcolate al millesimo di secondo. Allora, andiamo da questa. Siamo settimi. È una gara che non ci ho capito assolutamente nulla. Dicevano 5 giri. Ciao. Ma io ne ho messi soltanto 3. Perché dai! Ma porca vacca. E direi che sono anche fin troppi. C'era la gara in pratica dura poco. Perfetto, quelli là si sono distrutti. Dai, avanti, prendete i turbo, mi raccomando. Cioè, dov'è la difficoltà? Scusate, ok, che devo ancora. Ciao belli! Come noni, settimi, mannaggia, porca vacca, sesti. Qui ho smarciato l'inizio. Avanti! Bello, bello, cioè la gara è fatta un po' non benissimo, però so la difficoltà che ci ha impiegato questo per fare sta gara, raga. Quindi direi che è apprezzabile lo sforzo. Perché è una gara... Oh. Ma dovevo salire là sopra? Andiamo da questa. No, niente, è un doppiato. No, invece, posizione presa. Strepitoso. Il mega recupero è alle porte. No, non è vero, raga. Qua è già tanto se finirò in sesta posizione. Guardali come mi prendono la scia, sti maledetti. Avanti, Italy GTB. Curva. Ok, presa. Quindi, quello dietro di me si è fracassato. Ottimo. A me questi due salti qui mi lasciano abbastanza perplesso. Molto perplesso. Dai, ultimo giro, ultimo giro. Là davanti vedo altri due. Speriamo che si uccidano tra di loro. Non so se dovrei, se devo andare lassù, sinceramente. Avanti, veloce. Non ho preso nessuna posizione perché questi sono dei doppiati, porca vacca. Hanno già concluso, mannaggia a me che ho smarciato l'inizio. Se non smarciavo l'inizio, cavolo. No, adesso li prendo la scia e mi uccido. Adesso qualcuno mi spieghi perché in questo giro mi sono dovuto arenare là. Cos'è? Ho toccato uno spigolo da qualche parte? Ero troppo attaccato al muro? Cioè, ho lasciato l'auto come al solito. E così le posizioni se ne vanno, raga. Ma veramente... Cioè, io... Perché? Siamo tutti qua. Guardate gente che c'è qua. Non si riesce a fare il pezzo. Per quale arcano motivo? Qua mollo un attimo l'acceleratore. Vabbè, oh, che spingo, voilà. Cos'è successo a questa cavolo di macchina mia? Oh! Oh! Finalmente! Fermi tutti! Non cantiamo vittoria troppo presto! Alleluia! Alleluia, raga! Ce l'ha fatta l'auto! Boh, se qualcuno di voi... Guarda, non mi parte neanche la cinematica! Preso! Se qualcuno di voi sa come mai l'auto non faceva più nulla, cioè... R2 come gli altri giri stavo schiacciando, non stavo facendo nulla di diverso. Ed eccoci giunti con la terza e ultima gara di questo episodio. Ci troviamo all'aeroporto, moto con una bellissima Akuma. Non mi ricordo assolutamente se questa gara ve l'ho già portata o meno, ma non credo. È una, penso, abbastanza vecchia, che avevo soltanto gare in macchina. Devo aggiungerne di nuove. E non sapevo che cavolo di gara farvi. Porca vacca, che bordello. Allora, bisogna un attimo andare così. Dai, avanti Akuma. Avanti. Avanti. Ah, sono quinto. Mannaggia, mi sono spalmato così prima. Niente da fare, raga. Oggi episodio un po' così. Allora, andiamo avanti da questa. Eccoci qua. Oh, là. Devo riprendere anche familiarità con le moto. Mi sono distrutto veramente in una maniera... Preso. Pensavo di fare qualcosa di fatto bene e invece nada de nada, raga.
Avanti, giù così, giù così. Vola, 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 vola. Ok, adesso speriamo. Cioè, mi sto solamente schiantando io, ma è possibile? Cioè, questi altri qui stanno facendo qualcosa di divertente o pensano soltanto a girare senza uccidersi? Io non ci voglio credere, raga. Perché qua sbaglio sempre? Ma poi perché continuo a fare sta cosa qui? Basta che uno fa il giro dall'altra. No, stavo appunto per dire, basta che uno fa il giro dall'altra e prende il checkpoint. Ma come avete visto, il checkpoint è messo bene. E quindi dobbiamo assolutamente fare in questa maniera qua. Oh, la quarti. Vuol dire che non solo io avevo qualche problemino a fare quelle cose lì. Cioè, non sempre, ragazzi, ve l'ho sempre detto, le cose più semplici poi sono sempre quelle più difficili. Cioè, uno dice, vabbè, questo coso qui è facile, lo riesco a fare tranquillamente. Come queste cose qui sono facili da fare. Sì, guardate poi ogni tanto cosa fa. Nel frattempo i maledetti concludono, porca vacca. Magari con la Bati era... si agganciava meglio. Sapete che non saprei. Wow, America! Direi che oggi non c'è veramente nulla da fare. Quindi se voi avete qualche gara bella, come sempre, che volete farmi provare, linkatemela nella pagina Facebook. So già che me ne avete linkate un botto, quindi con calma, raga. Con calma, le devo aggiungere tutte, mannaggia. Non però tutte in auto, perché sennò mi trovo in difficoltà come oggi, che volevo un attimo diversificare. Ho un miliardo di gare soltanto in auto. E andiamo a concludere in 6/9. Quindi l'episodio di oggi spero vi sia piaciuto. Si conclude qua. Spero almeno che vi siate fatti una risata. Io vi saluto, vi ringrazio. Non dimenticatevi di seguirmi su tutti quanti i social che trovate sotto in descrizione. Lasciate un like e al prossimo video.